Volevo farvi vedere come gestiamo l'orto, come avevo in programma, perché è ancora presto. Allora, innanzitutto qui vedete che ci sono questi vasconi, questi grossi bidoni neri, sono dei vasi praticamente, dei vasi, vedete? Qui per esempio si vede ancora le carote, queste qua sono carote che erano piantate qua l'anno scorso. È una specie di orto da rialzato, no? Qui dentro c'è della terra per parte del vascone e poi sotto c'è un drenaggio e dei sassi e sostanzialmente sono una terra facilissima da lavorare, vedete? Con le mani io modifico, tocco questa terra perché invece nel terreno qui abbiamo una terra che è veramente argillosa e molto complicata da lavorare. Quest'anno dobbiamo rimuoverne alcuni. Questo qua è rotto, ad esempio. Questa è menta che sta ricrescendo quest'anno. Qui ci sono delle cipolle dell'anno scorso, dei porri, e qua ci sono delle coste. Bisogna ancora pulirli, però qualcosa ancora funzionerà. Qui c'è del sedano, per esempio. In questa zona qua, una volta c'era l'orto, era proprio qui, c'era proprio tutta la terra arata, le aiuole, eccetera. È per questo che questi vasconi che erano vicino all'orto sono rimasti qua in zona. Ora li abbiamo lasciati qui perché sono vicino a casa, quando abbiamo trasformato questa zona in una sorta di parchetto, per le bimbe. Ecco, qui è dove abbiamo rifatto l'orto, è un quadrato di 10x10 e questa terra storicamente non è stata da tanti anni un orto, quindi era un campo coltivato, quindi in realtà non è ancora così buona come dovrebbe. Però è già qualche anno che lo usiamo. Il problema anche che il terreno è un po' argilloso, quindi è una consistenza che fa passare poca acqua. È un tipo di terreno che va lavorato con cautela. E in questo caso noi facciamo sempre delle aiuole rialzate perché così almeno l'acqua se ne va, altrimenti si crea una zona piena d'acqua dove poi le cose non crescono bene. Andiamo a vedere più da vicino. Ecco, vedete? Queste sono aiuole rialzate. Anche queste, qua si vede meglio perché non è stato sistemato, non è stato lavorato questo pezzo. Sono lunghe più o meno 10 metri ciascuna, sono 4 e su ognuna si pianta una cosa di qua e una cosa di là, file binate. Poi arriva l'acqua da questi tubi, in realtà sono qua sotto, quindi è stata portata l'acqua e basta, e poi si accende, si apre o si mette un computer per l'irrigazione. Normalmente qua abbiamo messo pomodori in quest'ultimo, quindi quest'anno cambieremo perché bisogna alternare le colture. Qua di solito c'erano zucchine e pomodori rampicanti, là pomodori da conserva, in questo qua, e quindi adesso vedremo, insomma. È un po' scomodo quest'orto perché è lontano da casa, cioè non è lontano, ma siamo a 100 metri, vedete, casa è là. E di conseguenza, quando stai cucinando, non esci un secondo a prendere una cosa. Per quello anche abbiamo lasciato i vasconi là vicino, perché ad esempio gli odori, le cose più comode per la cucina sono vicino a casa. Qui siamo proprio vicinissimi alla cucina e abbiamo il rosmarino e il timo. Ce n'era molto di più di rosmarino, però è morto perché questa zona qua non è adatta, questo invece ce l'ha fatta. E questo qua è il timo, che fa un bellissimo fiorellino rosso quando è in fioritura. E questa è un'altra zona dove ci sono un po' di odori della cucina, se li vedete, però sono un po' sepolti sotto questa erbetta che adesso bisognerà pulirla. In mezzo ci sono sempre delle rose, vedete? Perché anche nell'orto là ci sono le rose, perché la rosa serve per gli afidi, nel senso che se ci sono dei parassiti che vanno a danneggiare le piantine dell'orto, di solito la rosa viene colpita per prima e questo permette di identificare che c'è il problema e poi sostanzialmente se li piglia la rosa che è robustissima e lascia un attimo libere le altre piante. Bene, questo invece è un bell'ulivo che fa un sacco di olive, ma non troviamo un posto che ce le molisca, quindi non possiamo fare l'olio, ci sono diversi ulivi. Però niente olio e di là ci sono tutti gli alberi da frutta, ma li vediamo un'altra volta. Per ora un saluto a tutti, ciao!